Gianni Cinardi, il dirigente dello Scorpione FC, buonasera. Buonasera a tutti. Quest'oggi una partita strabiliante, eravate in partita dal primo minuto ma poi nei secondi finali è arrivato il gol che ha spezzato le gambe. Sì, è stata una bella partita fatta da entrambe le squadre, devo fare complimenti quindi a tutti i 14 giocatori, sia quelli della mia squadra che della squadra avversaria, e in più complimenti all'arbitro perché è stato eccellente in tutte le decisioni, sia pro che contro, quindi un risultato un po' bugiardo però che rispecchia comunque l'andamento della partita. C'è stato un piccione che è arrivato a dirci che tu lasci la nostra città? Sì, sì, vado a Londra per cercare lavoro con un amico e speriamo di fare fortuna, diciamo. E quando ti possiamo rivedere nuovamente sui campi? Non lo so, spero presto, spero per le ferie, spero di venire, di ritornare qui in questa grande anche famiglia. Anche perché hai detto la parola giusta, la famiglia. Lo Scorpione FC è proprio una famiglia, è gestita da un capo, chiamiamolo capo, ma è il fratello maggiore, sì, sì. Il presidente Luigi Ministrale. Sì. Siamo tutti cresciuti insieme, il presidente ha fondato questa squadra 9 anni fa e l'ha fatto con un gruppo di ragazzi che si vogliono bene veramente come fratelli e che nella sconfitta e nelle vittorie, diciamo, ci mettono sempre del suo, e quindi oggi sono amareggiati. Però sono convinto che la prossima partita faranno meglio. Grazie mille a Gianni Cinardi, il dirigente dello Scorpione FC, che saluta a tutti i telespettatori del torneo Match Talent. Ma tu dov'è che vai a vedere ora in cosa internet, fa? In internet. E dove? Sulla pagina Facebook del Match Talent. Bravissimo Gianni Cinardi, grazie mille, al grazie prossimo appuntamento. Grazie.